Regie Corner Sandoriano, ragazzi, importantissimo punto fatto in casa della Roma. No, non ci credevo, sono sincero. Avrei pronosticato una vittoria abbastanza netta della Roma, ma non me l'aspettavo, ragazzi. Ma Gabbiadini, vogliamo parlarne, continua a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, che è quello che ci serve. Niente di più, niente di meno. Cioè, oddio, ci servirebbe ben altro in più. Ma niente più di Gabbiadini, perché Gabbiadini ce l'ho, me lo tengo stretto così. Grande Manolo, e anche oggi ti te l'avrò fatta. Grande, una grandissima soddisfazione. Perché comunque, ragazzi, la Roma ha una squadra sulla carta nettamente superiore. È riuscito a trovare il gol del vantaggio con Shomurodov, che ha giocato 4 partite in tutta la stagione e ha fatto il secondo gol. Noi facciamo resuscitare i cadaveri, ma meglio di Walking Dead. Noi facciamo questo, abbiamo questo superpotere. Altro che Spider-Man. No, al di là di tutto, mi aspettavo di più dalla Roma, sono sincero. L'avrei vista molto più incazzata, soprattutto dopo che ha vinto 4-1 contro l'Atalanta. In casa dell'Atalanta, madonna, a noi dà una bastonata. E invece no. Non chiedetemi come abbia fatto, perché non lo so, ma mi interessa saperlo. Bravo D'Aversa, ha aspettato pazientemente con i cambi, ha valutato bene la situazione. A Skilsen, anche lì, lui non sapeva bene cosa fare, ci ha provato, non ci provava, non lo sa neanche lui, poi si è disperato, giustamente. Quelle palle lì sono da buttare dentro, però vabbè, da quel calcio d'angolo è arrivato il gol, quindi va bene ragazzi, va bene. Teniamoci strettissimo questo punto, che ci tiene comunque in una zona della classifica ancora bassa, però sopra alle squadre in zona retrocessione. Quindi, tanta tensione, perché non, io ho passato, lo ammetto, ho passato tutta la partita a dire, ma sì, tanto, perdiamo, pochi cazzi. E invece no, e la cosa mi piace, perché mi dà quella sensazione di imprevedibilità che avevo l'anno scorso con Ranieri. La squadra, essendo quasi la stessa, non gioca nello stesso modo, molto più insicura, però mi piacciono i ragazzi, mi sono piaciuti quest'oggi perché hanno difeso bene. Mamma mia ragazzi, ma Falcone, cioè la Lazio l'Aquila, ma noi abbiamo un falco straordinario. Cioè, se le parole di Fagiano fossero vere e nel calciomercato di gennaio dovremmo trovare 25 milioni per la società, cioè secondo me per arrivare a fine anno, se no siamo nella cacca fino a qua, a questo punto se mi devono dire chi vuoi vendere, dico cavolo, Audero, mi dispiace per lui, ma Falcone è un po' sprecato secondo me come secondo, e quest'oggi l'ha dimostrato, già un paio d'anni fa l'aveva dimostrato a fine campionato quando era già salvi, l'ha fatto giocare un paio di partite, ma ragazzi, quella doppia parata prima su Zaniolo e poi se non sbaglio su Felix è stato spettacolare. Cioè, quello è sintomo di un portiere reattivo che sa dove andare, quindi mi piace. Bravo Falcone, bravo, hai aspettato pazientemente la tua occasione e l'hai colta benissimo, grande Falcone. Per il resto ragazzi, nella Roma mi aspettavo qualcosa di più da Zaniolo, che è un continuo, una montagna rossa vivente, ha un talento incredibile, però è troppo discontinuo. Nella Samp invece bene i soliti, sfortunati con quel palo, ragazzi, sinceramente, diciamoci la verità, averla vinta 2-1 sarebbe stata un risultato bugiardo, sarebbe stata una cosa un po' falsa, perché obiettivamente non avremmo meritato la vittoria. Il pareggio ci può stare, perché sembra un po' di vedere Sampdoria e Venezia, però noi Venezia e la Roma la Samp questa volta. Cioè, come abbiamo giocato ben meglio noi contro Venezia e poi negli ultimi 20 minuti ci siamo persi e abbiamo preso gol a poco dalla fine, questa volta abbiamo imparato dai nostri errori, quindi sono molto soddisfatto. Brava Samp, bravi tutti ragazzi, e soprattutto bravi chiunque si iscriverà al nostro canale, continuerà a seguirci, attivate la campanella delle notifiche, se no io vi do 2 campanellate in faccia, che altro che vi spoilerò Spider-Man. Ciao, buon cerchiato.